Ciao belli, bentornati ad un nuovo video del canale. Siamo qua con Alessandro Iaselli che ha fatto... Ho fatto 3-3-1 drop. Quindi X3-1 poi vaffanculo il mondo, basta, eh? Perché se abbiamo 15 punti era arrivato a 10. Sì, dillo che avevi fame, Diocane, dai. Avevo fame, okay. Ho mangiato una brioche a colazione e basta per tutto il giorno. E quindi? E abbiamo finito alle 8:30. Perfetto. Perché? Perché non era freddo. Abbiamo iniziato assolutamente perché alle 10:30, vero? Mezzogiorno, un quarto. Perfetto. E ci mettevano 1:40 a turno, quindi? Sì. Perfetto. Ma cosa ho giocato oggi? Non lo so, oggi non hai giocato un cazzo. Oggi niente. Ieri cosa hai giocato? Ieri ho giocato San Avalon, Therion, Punk. Ed è un mazzo... Bello. Bello. Bello, ma per farci un nazionale no, perché sono diventato scemo. Ok. Non che prima non lo fossi, visto che gioco sto mazzo, però vabbè. In effetti, capiamo. Sì. Vabbè, direi di passare subito, sì. Veloce. Basta. Vai via, fuori. Via. Allora, partiamo. Pronto. Reparto semi. Semi. Tre semi, basta, tre full semi combo. Sì. Vedete semi, avete full combo. Se non vedete semi, porco Dio. Lo vedete sempre, fa niente. Per forza, ok. Allora, due gemello perché uno è troppo brick. Perché uno è troppo brick e quindi giochiamo due così brickiamo il doppio. Sì. Perfetto, grazie Alessandro. Poi andiamo con le spell. Quella forte, quella che ci fa estendere la combo. Nulla da dire, vi tirano Veiler sull'alberello Link. Attivate questa, avete perso. Perfetto. Automatico. E vabbè, monotrappola. Perché? Perché sì. Perché l'hanno si tuttora tutto e non ne interessa niente. Ok. Boom. Via. Reparto Therion, mono Giga Chad, sì. Perché non abbiamo macchine da equipaggiare, quindi ci serve forza Therion. Ok. Due Borea perché... Perché pianta. Potrei dire di deck building, ma in realtà non voglio cercare la terza, ma funziona comunque e evitiamo di avere troppe carte uguali in mano, quindi riusciamo a gestircela. E a posto del Giglio, sì. Abbiamo... quello acqua che è comunque fortissimo, visto che sì, è proprio forte, proprio fortissimo, sì, è un sacco forte. Tu lo sai che lo fa solo nel turno dell'oppo, vero? Sì. Perfetto, grazie, perché il mio avversario non lo sapeva. Ah, ok. Sì, grazie. Poi lasciamo stare sto nazionale, gente che non sapeva gli effetti di Therion, gli effetti di Brave, vabbè. Sì. E vabbè, mono Colosseo. Ok. Perché tanto l'abbiamo di Borea. E tanto l'abbiamo e quindi via. Ultimo reparto dei mostri. Non è vero, non è proprio vero. Non è vero un cazzo. Reparto Brave, due bimbe blu. Va bene. Dai, veloce, non ce ne frega un cazzo. Cavaliere. Sì, un engine di merda, deve morire di cancro, Meriti. Via. Vai, via. Sì. Va bene, basta, vai a morire di tumore, via. Vai, oh, ciao, vai. Piano. Vai. Extender. Sì. La carta più forte del gioco. La rosa. Cactus. No. Cactus di merda. Ho deciso Cactus perché mi aspettavo più Swoosh Soul che altro. E invece? Invece l'ho sempre cattato fuori per mettere dentro la rosa di merda. La rossa rosa. Quindi vedete un po' voi quale mettere dentro prima o dopo. Io vi direi di mettere questa perché mettere questa è da ritardati. Quindi allora cambiamo, basta, questa via. Okay. Poi ricca per fare l'exister in corto. Ah! Romagus all'oro per guadagnare 500 a caso. Perché? Perché quando va greco dai 500. Ok. Mono Long Fire perché ci serve per fare le magie. Adesso vedete mono? Perché. Mono? Sì. Ok. Ragazza rosa perché si riadda in mano senza senso. Quando la scattiamo. Veramente di forte. Di roba. Vero. E arriviamo alle carte forti. Ah. Mono Pancra. Ah. Di main. Ah. Uno perché di più non se ne può, ma non avrei messo di più. Perché? Perché non decidiamo all'inizio chi parte se perdiamo il dado, quindi... E se parti per prima ce l'hai in mano? Lo tieni in mano. Lo scalti per... Ma è una carta morta. Lo scalti per Faithful. Se vuoi. Va bene, grazie Iase, non sai buildare i mazzi, vai avanti, dai. E golem di lava. Di main. Porco Dio. Va bene, vai. Infine per i mostri tre Ash. Va bene, grazie. E voi vi direte, perché giocare tutte queste monocarte brutte? Quando potresti giocare delle entrap, non... E soprattutto, perché Pancra topo? Perché noi giochiamo al 3x di Small World. Ah, perché ti fanno da bridge? Esatto. Ah, quindi
sei un demente, ma non completamente. Modulo on fire per andare golem di lava e basta. Ah. Invece mi sono sempre visto in prima mano, ho dovuto fare l'on fire effetto. Però vabbè, quella è un'altra storia. Continuiamo. Andiamo oltre. Muori per buttare seme, small wall. Dai. E due penny. E un one for one. Va bene. Qui abbiamo infiniti modi per buttare seme. Tradotto, vogliamo vedere seme. Esatto. E poi tre calici. Sì. Perché non voglio scartare le cose dalla mano. E droplet. Perché droplet non te lo puoi permettere. Cioè nel senso, nel mazzo. Ce l'avevo invece. Non ho capito, sto dicendo. Vaffanculo. Poi foolish per Brave. Sì. E called per l'entra. Perché sì. Siamo all'extra. Molto molto lineare. Tre alberi fortissimi. Sì. Che sono saliti 6 euro. Ah, vabbè. Se ti tirano Veiler su quello stai piangendo? Sì. Doppia guaritrice. Doppia perché possiamo andare fino a 3 volte facendo una combo strana. Sì. Poi mono picchiatore fortissimo. Sì. Poi nuova carta di Difo. Danzapione. La danzapione che di sotterrando 3 ci fa speciale 2 di quelle piante. Poi non ci possiamo fare link, ma a noi non interessa perché evocheremo Borea sempre. Va bene. Non mi è mai successo. Però c'è il secondo effetto che targetti una pianta al grave e i mostri dove punta diventano di quel livello. Io avevo Borea al grave, quindi ho potuto fare l'Elixir di ricca. Rangotto, fortissimo. Tutto nero nella merda. Va bene, poi. Due gelsomino. E li attivi tutti e due sempre perché. Sì, 3 volte. Va bene. 2 volte per loro e una per carry buono con il gemello. Va bene. 3 Melias per fare extra link, non l'ho mai fatto. Grazie, interessante. Poi il Giga Chad, Mega Albero a 0, Mega Albero che bonsa e ricca. La carta più costosa del mazzo. Va bene. Questa è la lista, vi insegnano tutti, ciao.